Ciao a tutti ragazzi di Curanderos, benvenuti in questa ultima puntata di questo The Best of The Walking Dead, la prima stagione. Siamo giunti alla fine, ne approfitto per ricordarvi che da ottobre torneremo completamente operativi sul canale, con novità, nuove serie. Ricordatevi che siamo in live su Twitch tutte le settimane. Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti iscrivetevi a Telegram e ai vari social, tutti attivi adesso. Buon proseguimento con questo finale del The Best of The Walking Dead. Un saluto ragazzi da tutti e tre Curanderos. Noi ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, tenetevi aggiornati sui nostri social. Ciao! Oh, yeah. Che secondo me è nato zombie. Boh, la butto lì così, eh? Addirittura. Sì, addirittura. Perché quando nasce è come se muori, allora secondo me è così. Oh, si può? I just got spooked by those bells. Ma cosa fa questo scemo? Ma tutto bene? Non fece niente. No, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ma questo è scemo. Ma non l'ha visto. Oh. No! Mamma mia, chi sono? Mamma, chi sono? Ma chi sono? Chi sono? Come on! Fox. No, lasciano andare, lasciano andare. Rompi rompigli il culo. Avevo detto che si creava un mostro. Sì. Sarà? Rompigli il culo. È svenuto? È proprio un bel gruppo. È il merito nostro. Vai. No. Allora, un altro posto è liberato. Vai. Vai, e siamo a due. Aspetta che lì c'è da mangiare, quindi abbiamo tempo di andare via. Sì. Vai. Ai! Lo sapevo. No, tirati fuori. Vai. Come faccio? Ora, figlio. Ancora! No! Mi hai fatto ammazzare! Ma no! Ti devi essere più rapido! Ma mi hai fatto morire! Ma come l'ho fatto morire? Mi hai fatto morire te! Ah, lui è il capo, sa? No, si fa ammazzare? Si fa ammazzare? Decidi. Secondo me non muore. Proviamo? Muore. E mi sei inceppato il fucile. Oh, ragazzi, è una merda. È sempre vivo? È sempre vivo? Oh! Tanto si era votato, no? Com'era il voto? Uno si è astenuto, uno è morta. Uno è morta e non ha votato, uno si è astenuto. E tre fuori. Allora abbiamo fatto giustizia. Ah, c'era la bimbetta anche a casa. Oh. Quell'altro che era mezzo morto. Tranquilla. Ero su a giocare a Nintendo. Perché giocava nascondino, lui si è nascosto. Allora ci tocca far fuori anche. L'ho fatto ammazzare in maniera bruttissima, bene. Okay? Vabbè, però era tanto si voleva far fuori, Sì, ma no. Peccato. Peccato, io sparavo volentieri. Giustizia. Sinceramente pensavo che si liberasse da sé. Chissà se a fare scelte diverse si crea un gruppo un po' più compatto. Ma si discuteva. Che tipo di genitori sarei? Io direi, oh, gli abbiamo tagliato i capelli. Ah, sa sparare. Sa sparare. No, ora bisogna andare a parlare con la bimbetta. Va via col figliolo. Ma secondo me è uno zombie morto attore porno. Era un pericolo. Ho provato. Era un pericolo per... Cambia argomento. Cambia argomento. Sono entrato dentro. Ma no, ma, insomma, è la vita a volte è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti che mangi, com'è? È stato molto più cattivo di non piangere. Estendi cosa vuol dire? Estendi. Siccome ho paura che si abbracciala, io sto zitto. Non lo guarda nemmeno. Però hai fatto bene il gioco, perché mi sento una merda nell'averlo fatto. Ma le hai detto che rimane qui? Penso l'abbia capito. È il momento migliore. Il momento che è debole. Oh, ecco, questa vai. Merda ti ha la te che avevi anche noi in tasca. C'ho già la pala in tasca.
la guarda. Prima o poi metterà. Ma come fa, mi spieghi una cosa, no? Come fa Crawford a essere caduta per quello scemo del medico? Ma come ha fatto? Io non ci credo. Secondo me loro erano Crawford. Dai, oh, Des, no, che cazzo di puntata di merda è? Andrò da solo. Vai. Non ci si muove nessuno, rompioglioni. Insomma, noi ci mettono la barca in acqua e poi aspettano il tramonto, te lo dico io. Si prende, si fionda sulla barca e si muoie, te lo dico già, già chiaro e tondo. Nonostante tutti i nostri sforzi di lasciarla prima. Ma come fa a non esserci Crawford? Come fa? Cosa è da quello scemo del dottore? No, dai, è impossibile. Su. Stai tranquillo. Siamo morti. Siamo finiti. Tu sei morto, cazzo. Tu sei morto, cazzo. Vai. No. Attenzione, fermi tutti. Allora, ho dato un'occhiata alle percentuali, siamo messi bene, eh? Allora. Il ragazzo in soffitta. Hai ucciso il ragazzo in soffitta, tu il 25% di... non l'hanno ammazzato. Cioè, quindi noi tutti lo hanno ammazzato. Ma qual è il ragazzo in soffitta? Dai, quello già il bimbetto che era già trasformato. Ah, ok. Quindi per pietà tutti l'hanno ammazzato, invece un quarto di noi che siamo sadici non l'hanno fatto. Perfetto. Giuramento di Ippocrate. Hai mentito a Vernon o l'hai minacciato? 33% gli hai mentito o l'hai minacciato. Va bene. Solo in casa. Hai portato qui Clementine? Il 26% l'ha lasciato a casa. Cioè, la maggior parte della gente se l'è portata dietro. Proprio per cazzo. Cioè, perché, oh cazzo. Ma... Chi sono la campana? Hai lasciato morire bene? Il 33% l'ha lasciato andare. Vabbè, oh, un terzo. Hai mostrato in mozzo agli altri? L'abbiamo nascosto. No, il 19% e basta. In tanti l'hanno fatto vedere. No. Ma queste sono brutte statistiche, eh? Questa è quella. Abbiamo fatto peggio. Cioè, peggio. Abbiamo fatto all'opposto. Si può ancora peggiorare, però. Sì, sì, sì. Possiamo fare ancora di più. Voglio arrivare sul 10% a tutte le opzioni. Sarà dura. Sarà dura, ma ce la possiamo fare. Se ci sono tante scelte, ce la possiamo fare. Altra statistica importante. Chi ha accompagnato lì? Il 6%! Il 6%! Nessuno. Il 6% da solo. Ah, guarda, si poteva anche scegliere Ben se si salvava. È andato così. Ma nemmeno lo psicopatico è venuto a noi. Dai, lui. Cosa che psicopatico? Lui, il cappellino. Abbiamo scelto di andare da soli. Quindi noi siamo da soli. Siamo da soli, come uno stronzo del bar. Come ci volevamo essere. Siamo arrivati al quinto episodio. Molto probabilmente vedrete il mio gatto dietro. Bastardo. Quindi è quello che suonava le campane. Non è... Ma secondo me è il solito. È tipo... Hai visto te Fight Club? No. Vaffanculo. Come fai? Non avevi visto Fight Club? Qual è? Qual è? Ora dopo te lo dico. Ah, vai. Ho capito. No, non l'ho visto. Comunque, forse è uno che ha tipo la doppia personalità. Ok. Forse non ha senso, però uguale. E qui siamo fatti di male. Questa è la... C'è di bello che camminava già da zombie all'inizio. No! Quindi... Aspetta un po'. No, ci si deve tagliare... No, ci si deve tagliare il braccio. Te la senti? No. Rimuovi il braccio. Rimuovi il braccio. Rimuovi il braccio. Ma così si è strappato? No. Mi fanno schifo, però. Yeah. Lo faccio con calma. Sì. Un po' più su. Ah, che schifo. Posso fare una foto mentre svieni? No. Comunque questo gioco è per i bambini, eh? Hai visto? Guarda come si vede bene l'osso. Dai. Che schifo. L'osso poi è duro. L'osso è duro, cazzo.
Fa un po' di pressione sul braccio e si spezza. Ma dai, non ce la faresti. Ah, che schifo. Ma la voglio, ma il sangue. Guarda, c'è lo scotch. Metti bello. Ciao. Oh, però da solo è più ganzo, eh. Ma le palle. No. C'era qualcuno che ti tagliava il braccio. Che, no, è vero. Se c'era qualcuno. Invece si è fatto da noi. Krista. Armi. Kenny. Armi, no. Aiuta Krista. Guarda, aiuta Kenny, mi raccomando. Ovid. Aiuta Kenny. Oddio. Ora bisogna tagliarci anche un piede. Shh, nascondiamoci. Moni. We have to hide and then find a way out. Lee's right. This place is secure. We're patient. È sicuro. È sicurissimo. È la maialona. Maledetta bastarda, bene. Tum. La testa a lei, no? Io non sparo per ora, Oh, perché devo sparare io? Infatti. E spalmiamo colpi. E spalmiamo i colpi. Fate pure. Lui, vai. Basta. Vai. Vediamo un po' dove cosa succede, vai. Siamo fermi noi. I'm out. Me too. Fuck. Where do we go? Vai, ci penso io, ragazzi, MacGyver. Beh, a sapello si sparava. A sapello si sparava, ormai è tardi. Dixon Kent III, industrial lead. Sta a vedere, tocca la testa, si apre, si apre una botola. We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck. E se là fuori ci fosse Duck? And it was Duck out there. Ricordati. Ricordati, senso di protetto. Sempre. Abbiamo trovato la via d'uscita. Pigliamoli questo e spiantiamoli nella testa. O nel culo. No, si può mirare la testa, vabbè. Stiamo zitti, vai. Sì, perché mi garbavo. Prendi a me. Lui è molto utile, eh? Sì. Alla prima occasione va fatto fuori anche lui. A parte a prendere i freni, poi. Comunque, visto che moriremo, bene fare fuori il più possibile. Certo. Non vado avanti io, ma avanti nessuno. Non serve fare del sentimentalismo. Ma ci sembra il momento. Mamma mia. Però si parla tanto, Io mi sono già rotto il cazzo. Vai, cosa hai trovato? Oh, vai, baby. Sì, io direi di sì, con un'emorragia in corso. Perché no? Con un'emorragia in corso direi di... Vai. So io cosa vuoi fare, vuoi far ubriacare. E poi... Bang, e via. E via. Oh! Guarda, mi si attacca. C'è qualcosa di brutto. Non c'è niente. Non serve a niente. Dai, ormai è morta. Basta. È sparata. Poi è passato un po' di tempo. Ora basta. No. Cosa? We should move. Cazzuto, Guardalo, è tutto merito nostro. Guardiamo un po'. C'è una partita alla play? Be careful up here. Lui mi dispiace, ma lui di sicuro farà una fine orribile. Prima di noi. Siamo quelli a cui siamo più affezionati, deve per forza morire. Ma io che c'ho un braccio solo e sono mezzo dissanguato, lo devo tirare su, Con un braccio? Ma che potenza c'hai? O che c'hai in quel braccio? Faccio palestra tutti i giorni. Muore. Ma un po' salta. Ragazzi, forse piango. Piango. Lui no, Andiamo dietro Cristo. Mettiamocelo sempre. No, potevamo provarci però un po'. È morto. Forse no. Sì. Bravo, fatti in colpa. Allora, l'unico nostro amico è morto. Abbiamo loro due. Che non ce ne frega un cazzo. Sì, ma io direi di ammazzarle la prima occasione. Ma cosa ce ne frega? La bimbetta guiderà da sola la barca. Qui noi i walkie-talkie si lasciava stare, Cioè, questa è l'unica volta
nella quale non ho dubbi di avere, insomma, di si poteva fare una cosa diversa. Vai, dici, ne uno e via da ammazzare con la mannaia. Qui è andata bene questo. Poi, il consiglio però me lo devi dare. Quello lì, la donna. Non lo so, ne ho preso uno a caso. Vabbè, guarda. Ne arriva uno, ne arriva due. Oh! È mancato. A vuoto sei andato. Io ti ammazzo, subito. Io ti ammazzo. I have a gun. Ah, c'è, è vero. Che storia noiosa. Qui siamo pari, si può andare via. Appunto. Ma però è una storia noiosa, sì. Pensavo qualcosa di più folcloristico. Non è colpa mia. Hai scazzato, mi piace. Hai scazzato. Tenne a te, brutto. Vai, mamma annaiata. Spepeme. Madonna, vai. Oh, è bigio, eh. Ma c'è una mano sola, eh. Just go away. Oh, ora è nostra figlia. Ora si può anche tenere. Nel viso. Ma non mi strusciare le budella nel viso. Via, oh, ma si va, magari che palle. Ho capito che è drammatica la gente. Sì, oh, come quelle. Altre volte invece si corre. Ma maiala. Andiamo, ci può sta per ci da morire qui, oh. Si perde sempre tempo. Te piangi? Io dormo, se non si muore. Allora, piace che tutte e due le cose. Sì. La cosa più difficile da fare. Muoviti. I'll try. Trovo. Non fidarti di nessuno. Non fidarti di nessuno. Non mi piacciono loro. Il trans e l'omosessuale. Niente contro gli omosessuali, è solo per dire. No? Certo. Tieni i capelli corti. Però oh, il destino era già segnato, è nato nero. Alla testa! Dai di, oh, più su. Certo è peso però questo cartone, eh. Peme! Ci ha mancato sicuramente. Fermo, fermo. Allora, vediamo un po' se ci sono statistiche importanti. Tu e il 71% di giocatori ti sei mosso il braccio. Tu e il 25% di giocatori ha discusso con calma con Kenny. Con Kenny? Kenny, dai, nostro mio. Ah, sì. Hai ceduto le armi, 40% di giocatori si è ceduto le armi. Oh, certo. 57% di giocatori ha lasciato che Clem uccidesse lo straniero. E perché non si doveva far uccidere? Certo. Tu il 63%, questo era facile, però che non si facesse mutare. Siamo migliorati, dai. Siamo migliorati. Attenzione! Gli hai sbattuto in faccia la verità, gli hai chiesto di uccidere suo figlio, Kenny. A lei, hai dato acqua a Duck quando ne aveva bisogno. Siamo stati troppo buoni. Gli hai dato l'accetta malgrado la sua vendetta. L'hai tenuta ferma Lily mentre Kenny la massacrava. Oh, bimbo, allora. L'hai difesa quando le provviste sono sparite. Hai deciso di rivelarle il tuo passato. Siamo andati bene. L'hai aiutato a salire sul treno, l'hai affidata a Clem prima di crack. No, ma sono tutte e quattro, Come tutte e quattro? Non è che sono oscure perché l'hanno fatto. Ah, sono tutte e quattro. Okay. Staccare il gruppo per salvare Krista. Krista che cazzo era? Non me lo ricordo. Ok. Non è che ricordo che un uomo ferito, la morte del figlio era troppo e si è sparata. No. Non l'ha aiutato a curare l'uomo ferito, è bello. È vero, all'inizio quando sei seguito lì. No. Gli hai dato del razzista. Lei è morto nel deposito di carne al casificio. Lei ha dato della stronza al primo incontro. Bello. Lily ha rubato il campo e non si è più vista. Cioè, quella puttana. Spesa lei. L'hai spinto più giù dal ponte per lasciare il gruppo.
hanno trepassato il segnale, vi siete diciamo che attenzione, ha difeso Ben, accusato di aver rubato, hai votato per cacciare Ben dal gruppo e hai cacciato Ben dal campanile. È vero che hai difeso Ben, accusato e poi... l'abbiamo difeso e poi abbiamo fatto fare la finale. All'inizio non volevi confidare il tuo passato, le hai salvato la vita sacrificandone un'altra, è stata uccisa da Lily. L'hai incontrata nel tuo giorno peggiore, sì. Le hai tenuto nascosto il morso. Eri con lui quando hai trovato tuo fratello, è morto in attacco di zombie alla drogheria. Hai detto che era un pericolo, ma hai fatto la tua spalla che risolve i misteri, è stato ucciso da suo padre prima che mutasse. Succede. Boia. Ma che dire sulla sigla? Abbiamo staccato tutto e abbiamo trovato il filmato. E abbiamo preso in tempo. Come siamo coglioni. Eh sì. Ma li mangia. E quindi... Chi c'è? Chi è? Sono loro. Che palle. Ah, non sa che fare. Però noi i sedete stanno lontana. Vediamo se lo è fa. Vero, noi l'abbiamo detto. Questo fatti i cazzi tuoi. Vediamo un po' se cambia la storia, vedi? Non ci va, non ci va. Solo è cazzuta la vogliamo. L'abbiamo fatta di cose, eh? Bene o male, più abbiamo fatto che bene. Però, allora, devo dire una cosa, cioè, ti mette in difficoltà nel fare scelte che non sono quelle che faresti a cose normali. Ti mette in difficoltà, eh? Però si fanno uguale. Però si fanno uguale, perché che divertimento c'è? Tutti sono bravi a fare le cose giuste. Sì, infatti, bravi a fare le cose giuste, ve le tornano bene. Bello, dai, bello. Bello, sì. Bella storia, ti fanno. Ti affeziona i personaggi. Questo un po' meno, però. Dipende. Vabbè, questo un po' meno. Quindi adesso. Ma il baffo sarà morto. Chi? Il baffo. Il nostro amico psicopatico. Vorrei cascare. Ah già, è vero. Boh. E ora continueremo con. Il seguito 400 giorni, che è un'espansione della prima stagione, quindi è quello, l'episodio fra la prima e la seconda stagione, e i personaggi non sono questi ma sono nuovi. Sì, personaggi, vedremo, vedremo. Ragazzi, noi siamo i Curanderos. Anzi, forse mi sa che non è fra l'uno e il due, ma il primo. Ma che è il primo di tutto? Ah, questo? Forse è un prequel. Mi sa di sì. Può darsi, vedremo. Mi ha interrotto sui saluti. No, è successo. Fax 2, sottoscritto è Andrea Corvo 81. Vi salutano, noi siamo i Curanderos. Speriamo di avervi divertito in questa prima stagione. E vi aspettiamo nelle prossime. Posso salutare o ti interrompo? Saluta. Ciao. Si è sprecato. Ciao ragazzi, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete i video, commentateli se vi siete divertiti. Soprattutto, non fate chiacchiere. Almeno commentateci, offendeteci, diteci qualcosa. Non c'è nessun problema. Tanto aspettiamo solo le offese per divertirci un po'. Ciao ragazzi.